soprattutto i giovani possano accostarsi. A febbraio ci saranno degli incontri, verranno professori universitari, quindi insieme all'Università di Verona si è pensato a docenti di profilo internazionale, verranno due dentisti dall'America lungo il primo semestre, quindi si farà Dante in maniera seria, approfondita, erudita, però al tempo stesso con un linguaggio accessibile perché possa raggiungere tutti. In questa università si è fatta parte molto attiva. A ottobre ha in mente di organizzare anche, sta organizzando un convegno di due giorni su Dante in collaborazione con il Centro Scaligero degli Studi Danteschi della professoressa Cortese, che devo ringraziare perché per tanti anni si è battuta perché rimanesse vivo la presenza di Dante, invitando dantisti bravissimi italiani, quindi ha tenuto viva la presenza di Dante a Verona. Ecco, poi inizierà anche una summer school con Ravenna, dove c'è da parecchio tempo, proprio perché la passione per Dante possa attecchire, possa svilupparsi e possa anche avere delle forme stabili, strutturate, e possa, ecco, essere proposta in modo nuovo, perché vogliamo che Dante ritorni ad abitare a piena cittadinanza qui a Verona. Quindi grazie a tutti, grazie alla Banca Popolare anche, che ci ha aiutato molto in questa, economicamente, nella ricerca di questi relatori importanti, forse meno conosciuti di Alessandro, ma vi assicuro molto bravi, molto preparati. Quindi vi invito fin d'ora ad andare sul sito Verona, Dante a Verona, trovate con un motore di ricerca, lo andate a trovare, è un portale unico dove verranno inserite tutte le iniziative, e già questa lo è. Quindi vi ringrazio di tutto, e ringrazio soprattutto Alessandro di averci dato l'occasione per aprire in modo così frizzante, così accattivante. Grazie a tutti.